quello dedicato a tutte le mie cover. Come vi avevo anticipato in questo video che trovate nel pallino sull'azienda, la tua cover personalizzata non è che ne abbia tantissime, però ci tenevo comunque a rendervi partecipi di tutte le mie cover, anche perché voi me lo chiedete sempre, siete sempre curiosissime quando mi faccio qualche selfie che poi vedete su Instagram o Facebook, mi chiedete di fare il video dove ho preso la cover eccetera eccetera, e allora ne ho approfittato e visto che ho qualche minutino di tempo prima di uscire, ho deciso di mostrarvele. Potevo anche aspettare a fare questo video perché in questi giorni sto facendo gli ultimi acquisti online, però sapendo che le spedizioni saranno molto molto lunghe, oltre ad arrivare da lontano le cover, nel periodo estivo sappiamo che i corrieri, i postini sono ancora più lenti. Non essendo così paziente, ho deciso di fare lo stesso il video. Al massimo poi, una volta che mi arriveranno, o vi riaggiornerò con un video o vi caricherò una foto sulle novità su Instagram. Tutte le cover che possiedo ho deciso di metterle all'interno di questa scatola perché riesco a mantenerle tutte insieme per ora, finché ci stanno, e soprattutto so che non vanno a sporcarsi, perché mi dà fastidio se si vanno a sporcare. Vedete che alcune hanno anche la protezione perché sono maniaca. Sì, lo sapete, sono maniaca dell'igiene, della pulizia, e ogni cosa deve essere tutta perfettina. Lo so, sono un caso umano. Prima cover che vi mostro è quella di Victoria's Secret ed è un qualcosa di meraviglioso. Sapete che io adoro tantissimo rosa e tutte le sue sfaccettature, tutte le sue sfumature, e quando ho visto questa cover me ne sono innamorata. So che tante youtuber hanno questo genere di cover, però sarò banale, sarò, non lo so, ma mi piaceva e ho deciso di prenderla. Però ho deciso di prendere questa colorazione perché ci sono alcune varianti e mi sembra che questa non si veda troppo in giro, diciamo. Boh, non lo so, però mi piaceva e l'ho voluta prendere. Unica pecca di questa cover, purtroppo, è che il cellulare cambia un po' aspetto. Io ho l'iPhone 6 Plus e come ben sapete l'iPhone 6 e l'iPhone 6 Plus hanno una forma molto diversa rispetto al 5S, quello che avevo prima. Con questa cover indosso, diciamo che lo ricorda vagamente, e questa cosa non è che mi piaccia tantissimo, perché la caratteristica più bella secondo me esteticamente dell'iPhone 6 o 6 Plus è proprio quella di avere i bordi ammorbiditi, di avere una forma secondo me ancora più femminile. Però vabbè, questa mi piaceva e l'ho voluta prendere ugualmente. Altra cover che vi mostro, anche questa forse un po' banale perché vista e rivista sia qua su YouTube che sui vari social, soprattutto su Instagram, è il coniglietto di Moschino. Però non ho saputo resistere, mi piaceva tantissimo, lo puntavo da una vita e quando ho avuto l'occasione mi sono buttata, ho deciso di prenderla perché è troppo tenera, non so, mi piace tantissimo, non è che vada matta per i coniglietti, però il musettino è tutto tenerone, poi l'accostamento di questo rosa baby col bianco con il rosa cipria, mi piaceva e non potevo resistere assolutamente. Come potete notare, ho deciso di sfilare i baffetti, li ho tolti proprio da subito perché appena mi è arrivato ho fatto la prova all'orecchio e questi filettini di plastica mi davano un fastidio, mi pizzicavano, mi pungevano. Poi sinceramente non mi piacevano. Lo so che i coniglietti hanno i baffetti, però gliel'ho tolti adesso. Diciamo che il musino mi piace ancora di più. Lo abbiamo depilato.
Questa cover, non so quanto si vedrà, è la primissima che ho comprato. Questa addirittura prima dell'acquisto del telefono, perché avevo trovato un'occasione su Amazon e ne ho subito approfittato. È molto semplice, tutta trasparente, con i bordi sul rosa metallizzato e poi c'è la fatina Trilli con tutta la sua polvere di stelle che dà anche movimento al tutto, anche questa rosa metallizzata. Passiamo a uno stile vintage e vi mostro questa cover in plastica con disegnato sopra questo bellissimo, direi, paio di scarpe col tacco fatte in pizzo. Troppo troppo bella. Appena l'ho vista me ne sono innamorata e l'ho voluta comprare. Poi è appunto un genere un po' shabby, un po' vintage, ed è diventata mia. Questa, l'unica pecca, se così possiamo definirla, è che ha i bordi neri e non mi piace tanto, perché io, avendo il telefono bianco, mi piace che risalti il bianco un po' in tutto, però per il resto molto molto carina. Passiamo al genere shabby e questa cover, diciamo che è la più particolare, forse, se così possiamo dire, di quelle che ho, perché si inserisce in modo un po' particolare. Praticamente c'è una parte davanti che si stacca, abbiamo questa parte in silicone e il retro in plastica dura, però gommata, forse un po' delicata, perché appunto togliendo la cornice davanti bisogna fare molta attenzione a non rovinarla, a non staccare pezzi, però per ora, per le volte che l'ho usata, non ho avuto problemi. Mi piace tantissimo, poi questa fantasia è meravigliosa. Sullo stesso stile abbiamo questa, invece in questo caso è di plastica, però come potete vedere molto molto morbida, e questa forse è una delle mie preferite in assoluto, perché mi rispecchia tantissimo. Tutte, diciamo, che mi rispecchiano tantissimo, perché sennò non le avrei prese, però questa qui in particolare è quella forse che utilizzo molto di più. La cover che ho su in questo momento è quella che appunto vi mostravo nel video che trovate nel pallino, ed è quella che mi era stata inviata dall'azienda, la tua cover personalizzata, e infatti ho voluto applicare qua lo sfondo del mio bigliettino da visita, quindi qua abbiamo il mio nick, il mio logo e lo sfondo che mi rappresenta. Infatti molto simile alla mia cover preferita, però si vede che mi piace lo shabby chic. Ho ancora una cover trasparente, non ve la apro neanche, perché è una semplicissima cover trasparente in silicone, che ho deciso di prendere perché avevo in mente di farvi poi un DIY. Appena avrò tempo, appena riesco a prendere l'occorrente, vi farò sicuramente il video, sperando che vi piaccia, vi possa essere utile e vi dia un po' di ispirazione per avere una cover vostra, fatta con le vostre manine. Bene, queste erano tutte le mie cover. Come avete visto, non è che ne ho tantissime, già sono tante per quanto mi riguarda, perché con i telefoni che avevo prima non ero andata forse così oltre, ero rimasta sul 3-4. Visto che me lo chiederete sicuramente, dove ho preso le cover, come vi avevo anche già detto rispondendovi a dei commentini sia qua che sui vari social, non le compro mai nei negozi, ma vado sempre a prenderle online, perché trovo che ci sia molta molta più scelta, soprattutto per il modello che ho io, quindi per l'iPhone 6 Plus. È molto difficile trovare delle cover alla moda, delle cover un po' carine, sfiziose, ma se andiamo nei negozi troviamo le classiche, che a me proprio non piacciono. I siti a cui mi rivolgo sono sempre gli stessi, magari ve li lascio qua sotto. Comunque sono eBay, Amazon, Mini in the Box, a volte Depop, Instagram, perché ci sono un sacco di profili dove trovare tutte queste meraviglie.
E niente, quindi tutte le cover che avete visto a me le trovate un po' ovunque, un po' sparse, perché poi magari quello che trovo su Amazon lo trovo anche su eBay, le paragono e ovviamente vado poi a comprare quella che costa meno. Nulla, questo è tutto. Spero che questo video vi abbia fatto piacere, vi abbia intrattenuto. Se volete consigliarmi voi dei siti a cui fate riferimento per comprare le cover, fatemelo sapere qua, perché io vado di sicuro a vedere. A comprare non lo so, forse meglio di no, però a vedere sì, perché non costa assolutamente nulla. Io vi do un super mega bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!